Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro, Gesù Cristo. Colui che vi chiama è fedele e farà tutto questo. Si rinnova oggi il tradizionale appuntamento d'avvento con gli studenti delle università di questa diocesi, al quale si uniscono i rettori e professori degli Atenei romani e italiani. Saluto tutti cordialmente. Cardinale Vicario, i Vescovi, Sindaco, le varie autorità accademiche e istituzionali, gli assistenti delle capellanie e dei gruppi universitari. Saluto specialmente voi, cari universitari e universitarie. L'auspicio che San Paolo rivolge ai cristiani di Tessalonica affinché Dio li santifichi fino alla perfezione, dimostra da una parte la sua preoccupazione per la loro santità di vita messa in pericolo e d'altra parte una grande fiducia nell'intervento del Signore. Questa preoccupazione dell'Apostolo è valida anche per noi cristiani d'oggi. La pienezza della vita cristiana che Dio compie negli uomini, infatti, è sempre insidiata dalla tentazione di cedere allo spirito mondano. Per questo Dio ci dona il suo aiuto mediante il quale possiamo perseverare e preservare nel dono che lo Spirito Santo ci ha dato, la vita nuova nello spirito che Egli ci dà, custodendo questa linfa salutare della nostra vita. Tutto il nostro essere, spirito, anima e corpo si conserva irreprensibile e integrissimo. Ma perché Dio, dopo che ci ha elargito i suoi tesori spirituali, deve intervenire ancora per mantenerli integri? E questa è una domanda che dobbiamo farci. Perché noi siamo deboli, ma tutti lo sappiamo. La nostra natura umana è fragile e i doni di Dio sono conservati in noi come in vasi di creta. E così la debolezza. L'intervento di Dio in favore della nostra perseveranza fino alla fine, fino all'incontro definitivo con Gesù, espressione della sua fedeltà. È come un dialogo fra la nostra debolezza e la sua fedeltà. Lui è forte nella sua fedeltà e Paolo dirà in altra parte che lui lo stesso Paolo, è forte nella sua debolezza. Perché? Perché è in dialogo con quella fedeltà di Dio. E questa fedeltà di Dio mai delude. Egli è fedele anzitutto a se stesso. Pertanto l'opera che ha iniziato in ciascuno di noi con la sua chiamata la condurrà a compimento. Questo ci dà sicurezza e grande fiducia. Una fiducia che poggia su Dio e richiede la nostra collaborazione attiva e coraggiosa davanti alle sfide del momento presente. Voi sapete, cari giovani universitari, che non si può vivere senza guardare le sfide, senza rispondere alle sfide.
quello che non guarda le sfide, che non risponde alle sfide, non vive. La vostra volontà e le vostre capacità unite alla potenza dello Spirito Santo che abita in ciascuno di voi dal giorno del battesimo vi consentono di essere non spettatori ma protagonisti degli accadimenti contemporanei. Per favore, non guardare la vita dal balcone. Mischiatevi lì, dove ci sono le sfide che vi chiedono aiuto per portare avanti la vita, lo sviluppo, la lotta per la dignità delle persone, la lotta contro la povertà, la lotta per i valori e tante lotte che troviamo ogni giorno. Sono diverse le sfide che voi giovani universitari siete chiamati ad affrontare con fortezza interiore e audacia evangelica. Fortezza e audacia. Il contesto socioculturale nel quale siete inseriti a volte è appesantito dalla mediocrità e dalla noia. Non bisogna rassegnarsi alla monotonia del vivere quotidiano, ma coltivare progetti di ampio respiro, andare oltre l'ordinario. Non lasciatevi rubare l'entusiasmo giovanile. Sarebbe uno sbaglio anche lasciarsi imprigionare dal pensiero debole e dal pensiero uniforme, quello che omologizza, come pure da una globalizzazione intensa come omologazione. Per superare questi rischi, il modello da seguire non è la sfera. Il modello da seguire nella vera globalizzazione, che è buona, non è la sfera in cui è livellata ogni sporgenza e scompare ogni differenza. Il modello è invece il poliedro, che include una molteplicità di elementi e rispetta l'unità nella varietà. Nel difendere l'unità, difendiamo anche la diversità. Dal contrario, quella unità non sarebbe umana. Il pensiero, infatti, è fecondo quando è espressione di una mente aperta che discerne, sempre illuminata dalla verità, dal bene e della bellezza. Se non vi lascerete condizionare dall'opinione dominante, ma rimarrete fedeli ai principi etici e religiosi cristiani, troverete il coraggio di andare anche controcorrente. Nel mondo globalizzato potrete contribuire a salvare peculiarità e caratteristiche proprie, cercando però di non abbassare il livello etico. Infatti, la pluralità di pensiero e di individualità riflette la multiforme sapienza di Dio quando si accosta alla verità con onestà e rigore intellettuale, quando si accosta alla bontà, quando si accosta alla bellezza. Così
che ognuno può essere un dono a beneficio di tutti. L'impegno di camminare nella fede e di comportarvi in maniera coerente col Vangelo vi accompagni in questo tempo di avvento, per vivere in modo autentico la commemorazione del Natale del Signore. Vi può essere di aiuto la bella testimonianza del beato Pier Giorgio Frassatti, il quale diceva, universitario come voi, diceva: vivere senza una fede, senza un patrimonio da difendere, senza sostenere in una lotta continua la verità, non è vivere, ma vivacchiare. Noi non dobbiamo mai vivacchiare, ma vivere. Grazie e buon cammino verso Betlemme. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Ripete. Item in pace.